Alcune volte abbiamo problemi a ricaricare il telefono, intendo la batteria, nel senso che si carica ma lentamente, anche se magari leggiamo sulle istruzioni, sulle caratteristiche, carica rapida. Il primo consiglio che si dà di solito è usa il caricabatterie originale e molti infatti lo fanno, ad esempio questo è quello del mio, di questo telefono qua. Cosa mi è successo però? Il suo cavetto originale, chissà dove mi è finito e me lo prendono i figli, questo e quell'altro. Quindi anch'io usavo cavetti USB che avevo in giro, ne ho parecchi. Non riuscivo ad avere una carica rapida perché i cavetti USB, cioè anzi diciamo qualsiasi cavo per far passare abbastanza corrente deve avere un certo spessore. Anche le saldature che ci sono magari tra cavo e connettore. È come avere un tubo dell'acqua diametro 10, ci passa un certo quantitativo d'acqua. Su un tubo dell'acqua piccolino ci può passare l'acqua, anche più in pressione, ma non ne passerai mai, non ne passerà mai quanta ne passa in un tubo più grosso. Lo stesso discorso è quello dei cavi. In qualsiasi tipo di cavo, a parte quelli USB, più è grosso il cavo, più corrente passa. Ecco in cosa consiste l'esperimento. Ho installato per prima cosa un'app che mi misura quanta corrente assorbe la batteria durante la carica. In questo caso non è collegato, quindi durante la scarica. Il mio telefono sta consumando 360 mAh. Proveremo i vari cavi per capire un po' questa cosa. Il caricabatterie è il suo originale ed è da 2 A. Primo cavetto, questo cavetto non so neanche da dove arriva, da qualche cinesata. Super cinesata. Colleghiamo il primo cavetto. Aspettiamo un attimino. 7,80 si è stabilizzato. 7,70. 7,60. Segniamoci per ogni cavetto la corrente massima che riesce a portare. Con questo cavetto arriviamo a 790 mA. Proviamone un altro. Un'altra cinesata. A occhio sembra un po' più massiccio, poi magari è solo la plastica che è più dura. Basta. Siamo arrivati, mi sa, a 3,80 massimo. Proviamo con questo. Questo è senza marca, però probabilmente era dentro a qualche telefono. 880 mAh. Proviamo quest'altro. Anche questo non so da dove arriva, da qualche telefono. Però anche questo non è malaccio. 970. Questo non è male. 990. 980. No, siamo arrivati a 1000, a 1 A, 1000 mAh a 1 A. Proviamo quest'altro. Questo era insieme una cassa Bluetooth. Questo non è malvagio, eh? Siamo già 1250 mAh. 1250. Quest'altro sembra abbastanza bellino, come visibilmente sembra bellino, il filo sembra abbastanza spesso, bisogna vedere se magari potrebbe essere anche tutta plastica, eh? E non è troppo lungo. Oh, questo non va per niente male, eh? Perché siamo arrivati a 1620. Se a casa vostra non trovate nessun cavetto che può andar bene, arriva in aiuto Amazon. Ho appena comprato questo set di cavetti fatti per ricarica rapida. Allora, intanto
sono di 4 lunghezze, la più corta, più lungo. Quello lungo, se non sbaglio, è 3 metri addirittura, quindi è comodissimo, eh? Allora, sulle istruzioni ci dice che portano fino a 3 ampere. Sembrano fatti veramente bene. Guardate i connettori da vicino. Non sono per niente male. Cominciamo con quello più corto. 1770 siamo già arrivati. 1950. 1960. Cavoli. 1960. Il massimo che siamo arrivati con questo qua corto è 1960, quindi funziona veramente la carica rapida con questo cavetto. Questo qua è un po' più lungo. Vi ricordo che più il cavo si allunga, più aumenta la resistenza del cavo stesso, quindi la corrente diminuisce. Però vediamo al lato pratico che cosa succede. 1930. Anche questo è arrivato a 1940, 20 mA in meno rispetto al suo fratellino più piccolo. Questo è abbastanza lungo, è 2 metri. Con questo qua, ops, siamo arrivati a 1550. Proviamo con quello più lungo, che è della lunghezza di 3 metri. . 1310, essendo così lungo, un po' di perdita ce l'ha, anche perché stiamo lavorando a 5 volts, quindi il vincitore è questo, quello di buona qualità preso su Amazon, il più corto possibile. Il programmino, se vi può interessare, si chiama Ampere, lo trovate su Play Store, e questo è il cavetto che ha vinto. In descrizione metto il link di Amazon di questi cavetti che ho comprato. Comunque sono cavetti di buona qualità, come vi dicevo prima, è ricoperto in tessuto, quindi resistente. Anche qua i connettori sono d'alluminio per prima cosa, sembrano resistenti proprio. Ok, avete capito quindi come funziona la carica rapida nei telefoni. Dipende tantissimo dal tipo di cavo, oltre logicamente che dal caricabatterie. Qui dal più scarso al migliore. Ricordo che il caricabatterie è l'originale per il mio telefono, che è un Asus Pro Max M1 con una custom ROM con Android 10. I quattro rossi non è che uno è qualitativamente inferiore all'altro, è semplicemente che nel più corto c'è meno resistenza e passa più corrente. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto e vi è tornato utile, di andarvi a iscrivere al mio canale YouTube attivando la campanellina. Andate a vedere il mio profilo su Facebook, ci sono anche lì altri tutorial, e mettete qualche mi piace magari, e se volete condividete i miei video. E andate a visitare il mio sito. Ok? Ciao a tutti!